Houston, abbiamo un problema, è più grande di me. Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video, sono Gai, questo è il mio canale. Nel video di oggi, come avrete letto al titolo, andrò ad assaggiare un sacco di snack americani che mi ha inviato Dave's American Food. E nulla, me l'hanno mangiata, quindi adesso li andiamo a provare insieme. Ma mi sono preparata l'acqua, e disclaimer, io non bevo acqua Geraci, spero sia stata riempita tipo dal rubinetto, letteralmente, perché l'acqua Geraci secondo me ha un gusto strano. Change my mind, non ce la farei a cambiare la mia idea, onestamente. L'acqua Geraci ha un gusto strano. Questa box che mi hanno inviato loro è la box da 50 euro, quindi non credo sia la più piccola del sito, ma è una delle più grandi se non sbaglio. Vi lascio ovviamente il link in descrizione sia di Dave's American Food sia del ragazzo che mi ha messo in contatto con loro, che appunto ha un negozio di snack americani a Palermo. Vi lascio tutto in descrizione, così per qualsiasi informazione potete andare a scrivere a loro. Tranquilli, perché sono super disponibili sia loro sia il ragazzo di cui vi parlavo. Abbassiamo la sedia. Ok. Sapete che io amo letteralmente troppo provare gli snack tipo strani, perché io amo le schifezze, ok, in generale, quindi provare le schifezze tipo americane che qua non ci sono ancora meglio. Un attimo che apro la box e poi vi faccio vedere. Tranquilli, adesso ridisinfetto le mani. Sono pronta a vedere cosa c'è al suo interno. Ok, d'accordo, io già ho visto qualcosa di noto. Vabbè, dettagli, ve li faccio vedere meglio. Innanzitutto è super piena, cioè mi aspettavo molte meno cose. Adesso le conto e vi faccio un po' sapere. Qua c'è la cartina, la cartolina, la card. Grazie per essere parte della Dave's Community. Per ringraziarti della tua scelta, vogliamo regalarti uno sconto esclusivo e anche uno sconto, modestamente. Ci sono un sacco di cose. Io queste cose le amo. Le amo. Io direi di prendere una cosa a caso ed iniziare. Vabbè, in questo caso ovviamente queste no, ma io voglio troppo vedere. Ci sono un sacco di energy drink. Mi state sentendo urlare? La prima cosa che vado a provare sono queste patatine. Sembrano delle semplici patatine al formaggio, mac and cheese. Comunque non ho fatto merenda proprio per poter provare tutto. Andiamo a provarle. Io ho un problema con i cibi piccanti, sappiatelo. Cioè, in realtà già lo sapete. Buone. Sono le classiche patatine. Non mi ricordo il nome, non mi ricordo la marca di quelle che ci sono in Italia. Al formaggio, che della stessa marca li fanno anche alla pizza. Buone, di queste qua le amo. Sono delle patatine al mais semplici al formaggio, di quelle che mia madre direbbe: non mangiarle nella stanzetta, puzzano. Hai ragione. Voto. Allora, sono diciamo semplici, però ci stanno un sacco, quindi per me, per gusto personale, 8. Ovviamente non sono particolari, però mi piacciono. Cosa cavolo è? D'accordo. Ok, la seconda cosa è questo. C'è scritto hummus chips, quindi sono chips all'hummus. Hummus. Ma l'hummus non è quello che serve per far crescere le piante? Oddio, non so. Io e i miei muscoli fortissimi. Ok, quindi sono al pomodoro e al basilico. Gluten free e vegan. Ci piace. Sono piccanti? Un po' dure, un po' durette, ma buone. Anzi, per ora abbiamo preso cose normali. Sono un po' piccanti, fatemi bere. Oddio, io ho praticamente il senso del piccante immediato. Altra mia peculiarità, per così dire, è che non amo le bevande gassate. Anzi, non mi gustano proprio. Però direi di provare la prima, perché non so aprire perché c'ho le unghie. Questa qua è una cosa che non so fare, però ci riuscirò per farvi vedere a tutti che anche le persone con le unghie sono persone normali, cioè con le unghie lunghe sono persone normali. Devo farcela per noi. Try me. Ripeto, non mi piacciono le cose gasate, ma farò uno sforzo perché l'odore mi ricorda delle caramelle buonissime che avevo comprato una volta in un altro shop tipo cinese. È una bevanda gassata Chupa Chups alla... Ok, all'uva, al vino stavo dicendo. Non so. È viola. E penso che questo basti per farmela piacere. Ne ho messa poca perché... Scusate il rumore della sedia, comunque ne ho messa poca perché, come vi ho detto, non mi piacciono le cose gassate.
Allora, io ero innamorata di queste caramelle che vi dicevo prima, quindi mi ricorda troppo quel gusto lì, ma tipo tantissimo, quindi mi piace anche se è gasata. Però è gasata, quindi non la berrei. Sono di parte, lo comprendo, però voto 9 su 10, però so di essere di parte, so di essere di parte. Era un cookies prima di sgretolarsi e adesso vedremo cosa ne è rimasto di sto cookies. Comunque la spedizione è stata velocissima. Cioè, io vi giuro, tutto mi potevo aspettare, ma non che fosse questo pacco. È arrivato letteralmente in 2 giorni, ma 2 giorni proprio mirati. Cerco di farvelo vedere. È un cookies tipo fondente, ma non si vedrà mai nella vita. Ecco, ne esco un pezzettino. Io sono un po' amante dei cookies in generale. Era come se non fosse completamente cotto. Non so perché, non so se in realtà sono così i veri cookies, però avevo quella sensazione di non sono sicura sia cotto. Secondo me voto 7, ci teniamo bassi. Ne vogliamo parlare? Sono gli Oreo Crunchy Bites, non lo so. Adesso lo vado ad aprire. Non so se è all'apertura che si può richiudere. No. Onestamente non li ho mai provati. Io non sono una grande amante degli Oreo, partiamo da questo presupposto. Perché io ho solo provato quelli normali e quelli thin. Il cioccolato ovviamente si è un po' sciolto. Ce ne sono una miriade di questi cosini così. Adesso lo vado a mangiare. Sono due mini Oreo, cioè un mini Oreo ricoperto di cioccolato. Ora lo mordo, metà vi faccio vedere. Mi piace. L'unica cosa, d'estate è impossibile. Ora li vado a mettere in frigo, cioè appena finisco, perché d'estate è impossibile questa cosa. Perché si sciolgono ovviamente. E qua c'è l'adesivo per richiudere la confezione. Volo. Non io che stasera non cenerò mai nella vita, perché qua ci sono altre 300 cose. Allora, devo dire, ma che cavolo? Devo dire che li stavo leggermente guardando dal primo istante in cui ho aperto la box, per il semplice fatto che io amo i Ritz, amo alla follia i Ritz, soprattutto i mini Ritz. Voi direte, ma non cambia niente tra Ritz e mini Ritz. Non è vero, cambia. Io sono convinta che cambi perché i mini Ritz sono 300 volte più buoni dei Ritz normali. Ora, onestamente, non ho capito che sono questi. Lo scopriremo solo vivendo. Sono Ritz al formaggio? Non lo so, lo faccio vedere prima a voi. Buone. Questa è la mia vita. Le avevano prima i mini Ritz e basta, le macchinette di scuola, poi non so perché le hanno tolte. Onestamente non si sente molto il formaggio all'interno, perché il gusto dei due mini Ritz copre tutto, secondo me. So di essere di parte e provarmi questo 10. Onestamente, onestamente non ho capito. Ho tirato fuori dal pacco questa specie di cosa che non ho capito. Ma adesso andremo a provare insieme perché figurati. È saggia questa cosa? Come funziona? Ora il limo blu. Buonissimo. Avete presente le caramelle super acide che vendevano anni e anni fa? Cioè almeno da me le vendevano anni fa nei bar. Erano super acide, identico. Quelle facevano la lingua blu, questo forse no. È super tipo acido, non so come definirlo, ma è una cosa che dà dipendenza. Buono. Oh, in teoria alla cipolla lo capisco, sour cream non l'ho capito. Penso sia tipo yogurt. No, non è vero mai nella vita. Non lo so, però non capisco come si apre tutto ciò. Pull up, si è aperto. E poi qua c'è tipo questa. Ok. Perché tutto sto ingegno? Non capisco. Sai che all'interno purtroppo si sono un po' sgretolati, purtroppo. Ma adesso andiamo a provare una. Ah, super super oleoso. Buono. Io amo le cose alla cipolla. In generale anche le cipolle tipo quelle fritte, no? Quelle lì le faccio sempre. 8 secondo me. 8. C'è questa cosa che non so cosa sia, perché è tutta imballata.
e una Fanta al gusto ananas, pineapple, sì, ananas. Più che altro vorrei evitare di aprire tutte queste 300.000 bottiglie, quindi appena l'assaggio, senza che poi le bevo perché non mi piacciono le cose gasate, appena l'assaggio vi metto la clip della first reaction shock. Allora, reazione familiare alla Fanta all'ananas. Buono. È buono, però non mi piacciono le cose. Assaggiala tu, deve esserci una recensione più, diciamo, veritiera. Doveva essere assolutamente messa nel frigorifero. Ah, ma così dico 4. Io non so già faccio. Non siete tinti. Li stavo guardando e riguardando. Non vedevo l'ora di provare i Reese's again, perché avevo provato solo una cosa ai Reese's che non mi era neanche piaciuta troppo. Questi qua sono i mini Reese's. Sono minuscoli. Ovviamente per il caldo si sono mezzi sciolti, ma ci sta, buoni. Non li mangerei tutti, ovviamente. Hanno un gusto che mi ricorda già un altro snack che già avevo mangiato, perché dopo un po' sdignano, però due o tre li mangerei. È come mangiare noccioline e cioccolato, noccioline e Nutella. Pensatela come noccioline e Nutella. Mi hanno mandato un sacco di cose strane, proprio strane, che io non riesco a capire. Cosa cavolo sia? Cosa cavolo è sta cosa? Fili di chewing gum all'uva ricoperti di farina per non farle aderire. Buonissima. 11 più plus 359 not big. Ho fatto il nome di alcuni cellulari, tanto non aveva senso. Sarà chewing gum. Proverò a fare un palloncino. Non ci riesco. Sono rimaste troppe cose, secondo me io mi sento male. Qualcosa forse lo salto e poi ve lo faccio vedere su Instagram in caso, quindi andatemi a seguire in caso vi metto qualche storia lì. Queste qua sono delle caramelle che avevo provato anche in Germania. Praticamente si deve... Qua ce n'è di genio. Allora devi aprire questo. Togli la parte di sopra, poi puoi aprire da entrambi i lati. Ok, e dentro ci sono delle caramelline di colori diversi. Adesso vi faccio vedere, poi ti metti così e fai... Poi si fa così. Quanto zucchero sto mettendo nel mio corpo? 5, 2, 1, 0. E zucchero senza senso. No, non mi piacciono, non mi fanno impazzire. Qua c'è quest'altra Fanta alla mela verde. Anche questa qua adesso vi metto una clip in cui l'assaggio in un'altra occasione, perché se le apro adesso sono sprecate, perché poi ovviamente le cose gassate si perdono. E per finire le cose da bere, poi ci sono ancora un sacco di snack, c'è anche quest'altra qua che è una bibita, penso sia un energy, sì esatto, è un energy drink che vi giuro in America è tipo come noi abbiamo la Red Bull, hanno loro questa cosa, cioè tutti hanno, bevono questa cosa. Lemon drop e al limone. Avevo già provato questi qui e non mi avevano fatto impazzire. Praticamente sono gli sneakers crisp, cioè dentro hanno queste praline di non so che cosa, onestamente. Non mi avevano fatto impazzire perché erano molto appiccicose, secondo me. E per le persone con l'apparecchio è terribile quando ci sono le cose con il caramello appiccicose, che ti si appiccicano all'apparecchio e non se ne vanno più. Oddio, ci sono troppe cose buone. Questo qua devo provare. Avevo già provato una barretta simile, però non era, cioè, ricoperta di cioccolato bianco all'interno fondente, e onestamente sento proprio di doverla provare. No. Questo sì che lo finirei. Buonissimo. 9 su 10. Sapete di cosa so un sacco? Di quelle barrette della Kinder. Quella è la Kinder, cioè... quelli che faceva prima la Kinder, dove la parte di sotto era fatta di cioccolato bianco e poi c'erano tutti tipo i cereali e il cioccolato, quelli proprio Kinder, tipo i Coco Pops, non so come si chiamino, e erano buonissime. Solo questo qua è molto più morbido, quindi è ancora più buono, perché alla fine gli ingredienti sono quelli di cioccolato bianco e cioccolato scuro, la stessa cosa lì. Allora, ho deciso che assaggerò solo una di queste due cose, perché raghi, altrimenti mi faccio venire davvero il diabete, mi vorrei evitare. Non so quale assaggiare perché entrambi sono agli arachidi. O il Kit Kat oppure gli sneakers. Visto che ho skippato poco fa lo sneakers perché già l'avevo assaggiato, assaggeremo adesso lo sneakers. Come cavolo glielo rinfilo poi che si scioglie tutto? Non lo so. E questo qui? Vado a mordere.
stava un attimo sciogliendo sulla mia mano. E ho tutte queste cose super cioccolatose, super ricoperte di cioccolato, così d'estate sono la morte. Perché tu li prendi in mano, con il calore della mano, oltre al calore dell'esterno, sto coso tipo si ingloba unicamente, diventi un pezzo unico tu con lo sneakers, capito? Però sono buoni. In questa postazione improvvisata andrò a assaggiare di prima mattina per colazione questo Kit Kat. Si divide in tre parti, non si vedrà mai, però è diviso tipo in tre parti. È come Kit Kat normali, però sa di arachidi ed è enorme. Questo è il duplo al cioccolato bianco. Ok, ecco la clip di me che assaggio questo duplo white. Innanzitutto ho fatto il vaccino, così ve lo volevo dire, andatevi a vaccinare, altrimenti vi vengo a cercare a casa ad uno, sì, lo faccio. A me, cioè per me assomiglia di più al tronchi, poi non so, mordiamo. È cioccolato bianco con dentro un wafer, tipo. Ci sta. Scusate se di molti cibi sto mettendo la clip dopo, però è perché davvero, se altrimenti mi sembra inutile aprirli tutti adesso per poi non finirli, capito? Quindi ad esempio adesso vi metterò la clip di quando assaggio per la prima volta questo lecca lecca. Me ne hanno inviati due, quindi stonks. Invece adesso andiamo a provare queste tre caramelle. In teoria sono le ultime cose. Per prima vorrei provare questo qua. Non ho capito bene. Praticamente sono due tipi diversi di caramelle. Cioè tu vai ad aprire questo. Acide. Quella rosa penso sia la fragola. Quella blu non lo so. Ah no, quella rosa è al melone. Invece quella blu al blue raspberry. Andiamo a provare la penultima cosa, che sono queste caramelle che scadono nell'aprile del 2022, buona a sapersi. Tutta una catena di caramelle a gusti diversi. Ci sono tipo un sacco di gusti. Questi qua sono tutti gusti. 5 gusti diversi. E mi è capitata per prima quella gialla. Secondo me è tipo la peggiore, sarà il limone. Avete presente? Oddio, vi sto sbloccando il ricordo che lascia stare. I braccialetti fatti dalle caramelline che sapevano di gesso al gusto di frutti. Se senti la vuota. Io letteralmente mi mettevo i braccialetti e poi li prendevo a morsi mentre camminavo in giro. Per ultimo vado a provare queste caramelle della frutella, che sono alla fragola... E ha questo qua che non mi ricordo mai come si chiama. Oh, hanno queste faccine carine, un attimo. Non si riuscirà mai a vedere nella vita, però ve li faccio vedere. E quindi tipo si identificano in base a che faccina hanno. Questa qua è la faccina della fragola, quindi è al gusto fragola. Ho parecchio di era mezzo staccato, di staccato. Assaggiamo anche l'altro, no? Meglio quella della fragola. Facciamo una media, per me voto 7. Non troppo strane, neanche però troppo pazze sgravate. Carine, ci stanno. Volevo assolutamente ringraziare Dave's American Food per avermi omaggiato questa box enorme con 3000 prodotti diversi. Grazie mille davvero, perché mi avete fatto passare questo pomeriggio un po' diverso, appunto. Parlando delle mie cose preferite, delle cose salate assolutamente in Ritz, ma perché ve l'ho detto, sono di parte, ne sono consapevole. Mentre delle cose dolci, credo questi. Sì, credo questi qua. Vi ricordo di guardare in descrizione tutti i link per Dave's American Food e per appunto quest'altro ragazzo di cui vi parlavo, che ha un negozio di snack americani a Palermo. Trovate tutto nell'info box in modo tale da fare a loro tutte le domande appunto che magari avete. Se il video di oggi vi è piaciuto mettete mi piace, se seguite su Instagram, su TikTok, ma soprattutto su Twitch, dove ogni giorno sono in live, cosa falsissima. Sappiate che presto arriveranno dei video che neanche vi aspettate, perché non ve ne ho completamente parlato. Vi dico solo travel blogger. Vi dico solo travel blogger. Shh. Segreto tra me e voi. Shh. Chi lo so. Noi ci vediamo al prossimo video.